puzza, c'è un odore veramente, un forte odore di piscio, non so perché, ma veramente forte. Dopo devo disinfettare casa, sicuro. Clan, bentornati sul canale del Clan Grimnir. Oggi andiamo a fare una cosa un po' diversa dal solito che ho fatto raramente, forse mai su questo canale. Viviamo nel 2024, quindi ci sono molte piattaforme, l'avete già letto dal titolo del video, che propongono dell'oggettistica, ok, quindi c'è tutta una questione dietro di fast shopping, tutta quella questione lì, ovviamente quello è un altro discorso a parte, però mi sono chiesto, ma pagando così poco, che fattura avrò? Cosa potrei prendere per neanche 15 euro? Perché è quello più o meno che ho pagato, 14 qualcosa. 2 settimane d'attesa, neanche. E quindi sono andato semplicemente su Temu, questa piattaforma che di sicuro conoscete tutti. Ho scritto Odin e ho detto fammi vedere un po' che cosa mi propone questo sito e la fattura ovviamente che c'è dietro questi articoli. Quindi io direi di cominciare subito, di non perderci in chiacchiere e di andare ad aprire questo pacchetto. Ovviamente piccola precisazione per quelli che non capiranno e quindi devo spiegare sempre le cose qua sui video. Questo non è un video sponsorizzato, non è una marchetta, non vuol dire che andate lì. Allora, se conoscete un artigiano bravo, un qualcuno che intaglia, uno di cui vi fidate, che magari fa anche delle statuine, appunto, con un po' più di ritegno, magari anche, passatemi il termine, consacrate, ok, affidatevi a loro, date a loro i soldi. Questo è un video un po' per divertirci, un po' per vedere per mano, toccare proprio con le mani cosa propongono questi siti e anche perché ero semplicemente curioso e mi sono detto dai, togliamoci questo sfizio e parliamone col clan insieme. Quindi non prendete sul serio queste cose e altre precisazioni? No. Vi raccomando di nuovo che se conoscete qualcuno o qualche artista è disposto a farvele, è vero, pagherete di più, ma avrete, ne sono sicuro, già prima di aprirlo, perché è ancora chiusa la busta, avrete di sicuro un lavoro molto molto migliore. Ma non perdiamoci in chiacchiere, la busta è ancora chiusa, non la giro perché di qua ci sono tutti i miei dati, forbice alla mano, e io direi di andare ad aprire. Non so quanto funzionano ancora questi video su YouTube, ma sinceramente me ne sbatto altamente le balle. Comunque sì, è una curiosità, no? Io sono sempre stato curioso di vedere un po' a così pochi soldi cosa potrei ricevere. Allora, mi è venuto una svampa di malattie. Allora, partiamo dalla cosa più piccolina. Ho comprato 2 cose, una un po' più grande, una un po' più piccolina. Allora, adesso vediamo. Andiamo ad aprire immediatamente. Questo dovrebbe essere un set di 3 collane, in teoria. E adesso vedremo insieme. Poi ovviamente adesso ve li faccio vedere, ma poi vi faccio delle riprese un po' più, diciamo, degne, ok? Per farvi vedere anche un po' i particolari. Allora, partiamo subito da questa, ok?
Quindi andiamo ad aprire un attimo, e anche qui vale lo stesso discorso. Se magari andate nelle fiere, che ci sono quelli che ve le fanno seduta stante, che magari anche loro seguono questo culto, fatevele fare lì, ok? Non c'è bisogno che ve lo dico. Beh, no, se... pensavo peggio, pensavo molto peggio. Allora, vediamo se riesco ad inquadrarvelo. Intanto dopo vi faccio una ripresa degna, magari ve la metto già qui la ripresa. Allora, sinceramente pensavo molto 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 peggio, Si vede che è un metallo, prima di tutto mi è da fare la domanda. Allora, collanina leggera, collanina molto fine, però vediamo i ganci, sì, resiste, forse... 1 o 2 settimane prima di staccarsi, però tutto sommato la fattura, anche i disegni, le incisioni tra mille virgolette sopra sembrano carine, ben fatte. Sì, dai, soddisfatto, dai. Il primo, la collana di Thor. Allora, queste 3 collane in tutto le ho pagate 4 euro, quindi mettiamo anche il costo, quindi tutte insieme 4 euro, non 4 euro l'una, quindi non è che stiamo a pretendere gioielli da orificeria, come si suol dire, non mi veniva il termine tecnico. Adesso andiamo a vedere questa, che era simpatica, semplicemente era simpatica, la lancia di Odino, o almeno io l'ho interpretata così. Anche qui vi farò poi un close up, come si suol dire. Stessa fattura, forse anche un po' più a buon mercato, direi. Leggerissima. Sono tutte e due leggere, Anche il martello di Thor era molto leggero. Carruccia, questa magari in qualche video, giusto per alternare a questa, che questa si vede la differenza. Questa l'avevo presa col mio sponsor, che se volete, col codice sconto CLAN 20% avrete il 20% di sconto se cliccate qua, non qua, ma sul link che vi metto nelle descrizioni. Ed è un po' che non ve lo dico, però adesso ve l'ho detto. Ripeto, 3 collane per 4 euro, cioè facciamo andare bene, dai. Caruccia, collana come quella di prima, anche i gancetti qua secondo me 2 o 3 settimane e poi andranno via. E l'ultima, che è proprio quelli da uomini duri che non devono chiedere mai, un'ascia che da una parte c'ha il lupo, non so se si vede, da una parte il lupo, dall'altra l'aquila. Anche qui fattura molto a buon mercato, leggerissime, sembrano pesanti a distanza, però davvero leggere, davvero leggere. E questa è una cosa che mi fa molto piacere, che siano leggere, perché è vero, questa è una fattura migliore, decisamente, ma decisamente migliore. Poi arriva con la scatolina in legno, tutto quanto, però pesa come non so che cosa. Allora, io direi, prima di andare a vedere il pezzo forte tra virgolette di questo pacco, facciamo un piccolo cambio. Come sta? Un po' lunga, però dai, per questo video la teniamo, dai, un po' lunga, ma ci sta. L'ultimo pezzo forte, che mi sono chiesto proprio chissà come sarà. Warning, puzza, c'è un odore veramente. Dopo devo disinfettare casa, sicuro. Perché... No, attenzione, polistirolo, c'è un forte odore di piscio, non so perché. Ma veramente forte. Oh. E questo è da appendere.
È questo che puzza così. Allora, adesso ve lo faccio vedere bene in primo piano. La fattura molto molto carina. Non capisco il materiale con cui sia fatto, ma non mi voglio far domande per non ricevere risposte che non desidero. Fattura carina, cioè puzza da morire. Ti lascio fuori stanotte, mi spiace. Pagato solo 9 euro, quindi ci sta, ci sta. Ha un pezzettino dietro dove mettere un chiodo, così va appeso al muro. E io direi che dai, pensavo peggio, pensavo molto peggio, però due lupi, corvi, la scritta in rune, ci sta, secondo me ci sta. Ovvio, ripeto, se avete uno del mestiere è meglio, però anche questo fa la sua figura scenografica, diciamo così. Quindi dai, voto da 1 a 10 per aver speso 15 euro, avere tre collane. E questo, che più che altro era questo che mi aspettavo e volevo, però puzza. Io non so perché puzzi così sta roba. Voto da 1 a 10, direi un bel 7. Tutto sommato, 2 settimane d'attesa, costo bassissimo, però puzza, puzza veramente tanto sta roba. Quindi adesso lo laverò, poi lo appenderò, magari lo vedrete nei prossimi video appeso qua per casa. E io vi ringrazio per essere passati, vi ringrazio per il sostegno, spero che vi sia piaciuto questo piccolo video un po' diverso, giusto per svagarci un attimo. È primavera, quindi dai, ci stanno anche questi video un po' più disimpegnati. E con questa parola io chiuderei il video. Ditemi la vostra, cosa ne pensate, se vi piacciono, se vi ha suscitato un po' di curiosità o se li avete già comprati. Ditemi un po', vi aspetto qua sotto nei commenti. E come presto, caro clan, cari guerrieri, ci vediamo al prossimo video.